Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Se vi ricordavate, io a ottobre avevo comprato tre panetti di febbre cocco. Due li ho già utilizzati e me ne è rimasto uno, quindi adesso andrò a preparare febbre cocco, la andrò a bagnare in acqua e adesso comunque farò vedere tutto il procedimento. Per preparare febbre cocco serve una bacinella, io ce l'ho qua, con 3-4 litri di acqua per panetto, quindi io sono un panetto andrò a mettere 3 litri e mezzo perché così mi sembra più giusto. Ecco qua il panetto di fibra di cocco e adesso vado a riempire qua con l'acqua. Adesso vado a aprire il panetto di fibra di cocco sopra un giornale per non sporcarlo dappertutto. E ora che ho aperto il panetto non mi rimane che metterlo dentro alla bacinella con l'acqua. Ecco qua. E gli ho detto di aspettare 30-40 minuti. Questo significa che noi ci rivedremo dopo questa mezz'oretta, 40 minuti in cui il panetto assorbe l'acqua. Adesso sto parlando da circa 4 giorni dopo l'ultima clip del video per fare l'outro. Quindi adesso sto aspettando ancora che il fibra di cocco si asciughi, l'ho messo fuori il sole come avete visto. E nel prossimo video andremo a metterne il terrario di bruschetta di Giuseppe. No, siccome ancora i parassiti vuole tenerlo il più sanitario possibile, invece metteremo nel box di bruschetta. Quindi noi ci vediamo a un prossimo video. E vi ricordo che se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi. Attivate la campanella se l'avete fatto e se vi va lasciando un commento e un like. E non riuscirò a chiudere il video come nelle altre volte che mettevo la mano davanti alla telecamera perché ho male al braccio, quindi a un prossimo video.